Mezzogiorni d'Europa e Mediterraneo nella bufera, i giovani nuovi argonauti. È questo il tema dell'edizione 2012 del Sorrento Meeting, presentato a Roma presso l'Associazione della Stampa Estera in Italia. L'evento, organizzato dall'OBI, l'Osservatorio Banche e Imprese di Economia e Finanza, si svolgerà il 6 e 7 luglio prossimi e sarà aperto da un ospite d'eccezione come Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace. Per l'edizione di quest'anno sono attese a Sorrento circa 250 persone tra economisti, accademici, banchieri ed imprenditori provenienti dall'Europa e dal Nord Africa per discutere sui problemi occupazionali, sulla mobilità e sulle derive sociali delle nuove generazioni e al tempo stesso cercare di individuare nuovi modelli che si fondino su una condivisione di obiettivi da parte dei diversi territori e suggerire al mondo politico possibili soluzioni nel rispetto non solo delle leggi economiche ma anche di regole sociali e principi etici. Noi dobbiamo inserire in questo discorso della crisi che sta colpendo l'Europa anche il Mediterraneo. D'altra parte la soluzione non può essere una soluzione che riguardi soltanto l'Europa, ma deve essere una soluzione che riguarda l'intero Mediterraneo, perché la parte più debole è sicuramente l'Europa del Sud insieme con il Nord Africa, insieme con tutti quanti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. E in questo scenario, in questo contesto infatti che si manifestano i grandi sommovimenti, le grandi migrazioni, quindi il problema di che cosa succede intorno ai giovani, che è il focus del meeting di quest'anno. Credo che il mondo arabo, i paesi del cosiddetto Primavera araba tende la mano all'Occidente di risolvere i nostri problemi, i loro problemi, ma i nostri problemi economici, soprattutto economici. E qui noi non aspettiamo adesso un aiuto, diciamo, economico, solo economico, ma un aiuto anche morale. Obiettivo di fondo del Sorrento Meeting è quello di creare in sede stabile nel Mezzogiorno d'Italia uno spazio di discussione per quanti siano interessati ad aprire nuovi sentieri di impegno, di pensiero e di esperienze, per migliorare l'interazione e il confronto, nonché stimolare azioni e politiche che favoriscano l'individuazione di nuovi punti di riferimento in grado di determinare nuovi equilibri di natura produttiva, finanziaria, economica e sociale. È evidente però che in una società sempre più spaventata dal futuro, il ruolo e l'approccio dei giovani diventa determinante. Io vedo che si sta creando, diciamo, un modo di lavorare nel mondo grazie alle nuove tecnologie, grazie al fatto che le imprese si spostano, grazie al fatto che i rapporti sono anche più flessibili, si crea un modo di lavorare nel mondo dove tutto sommato, diciamo, i giovani si ritrovano e si ritrovano bene. È ovvio che, diciamo, questo nuovo mondo globale sarà un mondo costruito a misura di quello che faranno loro, certo non sarà costruito a misura di quello che abbiamo fatto noi. Vengono dipinti come seduti, come pigri, come poco disponibili a inventarsi il lavoro. In realtà chiunque conosca i giovani sa che questo è un discorso che serve agli adulti, alle istituzioni e alla cattiva politica. È un falso clamoroso.